competitor. I colleghi che mi stanno aspettando a braccia aperte, non vedo l'ora che voi arriviate. Ovviamente è chiaro che li dovete vedere, ma qualche indicazione di questo genere c'è già stata in maniera molto più egregia stamane, quando mi ha parlato il dottor Velluti. Andate a vedere il layout delle farmacie, andate a vedere se si tratta di un adolescente pimpante come chi vi parla o di un vecchietto che ormai è avviato verso la pensione. E poi date pure una probabile occhiata a quello che sono le altre farmacie previste dal bando, dove finiranno, perché quelli saranno i reali competitori con i quali dovrete misurarvi. E poi le parafarmacie, i corner, le erboristerie e le profumerie. E finisce la parte che spetta a voi. Poi ci può essere una parte che vi aiuta, ma che vi aiuta a districarvi nei dubbi e nelle incertezze. Non guardate al geomarketing come alla panacea che risolve tutto, anche perché non sempre ha questa capacità. Certo, vi serve per individuare il target potenziale con lo studio dello specifico bacino di utenza, e quindi avrete una serie di notizie frutto della tecnica di micro e geomarketing, perché dovete sapere che il territorio nazionale è suddiviso in quasi 400.000 sezioni, ognuna delle quali ha al proprio interno circa 170 abitanti e 67 famiglie, e ogni sezione è un cluster sociodemografico, per cui si hanno i dati della popolazione residente per fasce di età, sesso, M ed F, che significano rispettivamente, sapete, no? Sesso, M e mai, F frequentemente, e i componenti per famiglia, la professione e il livello di istruzione, le stime di reddito e il potere d'acquisto, i dati immobiliari, la tipologia, il valore delle abitazioni, i consumi familiari e pro capite per categoria, gli indicatori statistici, economici e finanziari. Sono tutte notizie.